La teoria della relatività, spazio e tempo nella fisica pre-relativistica. Riprendiamo per un attimo il tensore di pressione completo, l'espressione. Allora, P UV è uguale a P Rho UV meno Ni parentesi quadra parentesi tonda D UV su DXV più D UV su DXV meno 2 terzi D U1 su DX1 più D U2 su DX2 più D U3 su DX3 per Rho U V chiusa parentesi quadra. Da questo esempio appare evidente il valore euristico della teoria degli invarianti, che ha origine dall'isotropia dello spazio, cioè dall'equivalenza in tutte le direzioni. Consideriamo infine le equazioni di Maxwell nella forma in cui sono poste a fondamento della teoria dell'elettrone formulata da Lorentz. Allora, dH3 su dx2, allora dH3 su dx2 meno dH2 su dx3 uguale a 1 su c d e 1 su dt più 1 su c i1. L'altra formula è dH1 su dx3 meno dH3 su x1 è uguale a 1 su c d e 2 su t più 1 su c per i2. L'ultima formula è d e1 su dx1 più d2 su dx2 più d e3 su dx3 è uguale a Rho. Primo complesso di formule. Il secondo complesso di formule è d e3 su dx2 d e3 su x2 meno d e3 e2 su dx3 uguale a meno 1 su c dh1 su dt. D e3 su dx3 meno d e3 su dx1 uguale a meno 1 su c dh2 su dt. L'ultima, dh1 su dx1 più dh2 su x2 più dh3 su x3, x3 uguale a 0. I è un vettore, perché la densità di corrente è definita come la densità di carica elettrica moltiplicata per la velocità vettoriale della carica stessa. In base alle prime tre equazioni è evidente che anche E è un vettore e quindi che H non può essere considerato un vettore. Tuttavia le equazioni possono essere interpretate facilmente se si considera H come un tensore antisimmetrico di secondo ordine. Di conseguenza scriveremo rispettivamente H2,3, H3,1, H1,2 al posto di H1, H2, H3, tenendo conto dell'antisimmetria di H, mu, v. Le prime tre equazioni del sistema 19, questo, 1, 2, 3, e 20, possono essere questo il 20,
possono essere scritte nella seguente forma: D D A H D A H D V su D X V uguale a 1 su C D E M su D T più 1 su C D I M E D E M dxv meno dev su dxv uguale a 1 su c dh mu v su d t. A differenza di E, H risulta una grandezza che ha lo stesso tipo di simmetria di una velocità angolare. Le equazioni di divergenza assumono allora la forma dE su dxv uguale a ρ. Dxρ più dhvρ su dx più d h ρ mi su d x v è uguale a 0. La seconda equazione è una equazione tensoriale antisimmetrica del terzo ordine. L'antisimmetria del primo membro rispetto a ogni coppia di indici può essere dimostrata facilmente se si tiene conto dell'antisimmetria di H, mu, v. Questa notazione è più naturale di quella usuale, perché a differenza di quest'ultima è applicabile sia ai sistemi cartesiani sinistrosi sia a quelli destrorsi senza cambiamento di segno.